Sono state raccolte e conteggiate anche le ultime offerte per il comune di Accumoli, zona terremotata, che ci ha indotto per aiutare il sindaco, per aiutare quella popolazione a fare una grande festa a Berceto il 18 settembre, in parte ripetuta il 25 settembre per il cattivo tempo. E complessivamente sono stati raccolti 5.644,78 euro. Questa cifra, se ci è arrivato attraverso le donazioni delle persone che sono venute ad assistere agli spettacoli, alla distribuzione delle rose, distribuzione di giocattoli, distribuzione delle uova, ai diversi spettacoli, come dicevo, che hanno richiamato tante persone, compreso il ballo, e anche grazie alle offerte di diversi negozi e anche di diversi ristoratori che avevano annunciato che avrebbero dato il 10% del loro incasso per quella domenica. Ecco, i soldi, sindaco, come verranno consegnati? I soldi sono stati raccolti dal responsabile della protezione civile di Berceto, che è Fabio Cavazzini. Vengono trasformati in un assegno circolare e stanno organizzando la protezione civile, ed è aperto a tutti, la partenza di andare direttamente ad Accumoli e consegnare al sindaco l'assegno circolare con codice IBAN del comune il 15 di ottobre, con partenza alle 5 del mattino da Berceto. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione, che sono tanti, con una grande generosità, e ribadisco che proprio tutto quello che è stato raccolto viene dato al comune di Accumoli, che non si è utilizzato neanche un centesimo per le spese di organizzazione. La stessa SIAE ha voluto compilare tutti i moduli, ma ha provveduto a pagare i diritti agli autori attraverso una loro colletta con fondi della SIAE. Quindi tutto quello che è stato raccolto va al comune di Accumoli e gli viene portato direttamente dai nostri incaricati. Credo che siano già 4-5 persone che vogliono andare. Ecco, sindaco, lei si aspettava una cifra più alta, più bassa, o è secondo le sue aspettative? Questo non lo posso sapere, anche perché sono rimasto in tutti i modi contento della disponibilità di tutti gli artisti, della disponibilità di Cantoni, della disponibilità di Loredana Lanzi, della disponibilità dei ballerini della scuola di Parma, della disponibilità dei commercianti, dei ristoratori, di quelli che hanno realizzato anche dei pupazzi che hanno venduto per beneficenza. Quindi ho visto il massimo impegno da parte di tutti, e quando uno mette il massimo impegno è chiaro che dà secondo le proprie possibilità. La ritengo una cifra abbastanza consistente da parte di un piccolo comune come quello di Berceto, che infatti si è dovuto far aiutare nel realizzare gli spettacoli, nel dare un'occasione per venire, e quindi anche pensare alle persone che hanno delle difficoltà, che hanno perso tutti magari col crollo della casa, nel momento in cui c'era comunque un richiamo di spettacolo. Quindi anche tutti questi artisti, alcuni di grande fama e che percepirebbero un buon cachet, e invece hanno fatto tutto gratuitamente, non gli abbiamo pagato neppure un caffè. Quindi ci va il nostro grazie e la nostra gratitudine a nome della popolazione di Accumoli, col quale noi siamo in contatto attraverso il sindaco.